Gianni Colacione per Libre TV, oggi 28 settembre, siamo nel 28 settembre 2017, siamo nello studio, nell'ufficio del presidente del settimo municipio Monica Lozzi per la nostra intervista di aggiornamento sullo stato dell'arte della conduzione di questo municipio molto molto popolato. Monica Lozzi ci ospita sempre, gentilmente è disponibile per le nostre interviste, per le domande che facciamo su Libre TV, che segue questo municipio. Ricordiamo che segue ovviamente questo municipio da ormai 3 anni sul seguirsi delle riunioni del Consiglio Municipale, che troverete tutte quante nella sezione apposita, creata appositamente sul sito, appunto anche i lavori del Consiglio trarremo spunto, ovviamente i lavori recenti del Consiglio trarremo spunto per alcune di queste domande. Allora Monica, grazie di averci ospitato qui nel tuo ufficio e cerchiamo di portarti via meno tempo possibile, però appunto vorremmo dare delle informazioni anche alle persone che ci seguono, che cominciano a essere tante per quanto riguarda questo municipio e appunto non solo per quanto riguarda i lavori del Consiglio. Abbiamo assistito qualche settimana fa a un Consiglio appunto in cui tu e la Giunta relazionava su un anno di lavori di questa giunta su questo territorio. Ecco, è stato molto interessante ascoltare, molte cose sono state fatte. Io volevo chiederti appunto qual era in questo anno il traguardo migliore che ritieni di aver raggiunto e quale quello che magari invece pensi, in cui pensi che la giunta sia rimasta un po' indietro. Ma diciamo che noi sulle questioni di competenza diretta del municipio abbiamo ottenuto tanti risultati, tantissimi sulla manutenzione delle strade, anche negli interventi negli istituti scolastici. Quello che ancora manca come risultato è tutto ciò che non è di diretta competenza nostra, e quindi il verde, un po' il decoro, un po' l'ama, dove ci dobbiamo interfacciare con i dipartimenti competenti comunali che ancora sono un po' in difficoltà, e quindi è il lavoro sul quale ci dovremo concentrare nei prossimi anni, perché il decoro è fondamentale per dare un senso di vivibilità a questo municipio. Quindi praticamente sono degli argomenti un po' in cui appunto devi entrare in diretta relazione un po' col Campidoglio. Assolutamente sì, ci sono argomenti che non possiamo, su cui non possiamo agire in maniera diretta, nel senso non abbiamo appalti diretti da mandare avanti e quindi dare mandato alle ditte di poter eseguire, e quindi sì, ci dobbiamo interfacciare direttamente con gli assessorati e con i dipartimenti competenti. E proprio parlando di una delle realtà delle partecipate, uno dei servizi, il servizio trasporti che viene appunto svolto in qualche modo dall'ATAC, ecco, proprio di oggi la notizia sui giornali, possiamo leggere che è stato accettato il concordato preventivo da un giudice, quindi insomma si avvia questo che dovrebbe essere un percorso di riqualificazione, di salvataggio in qualche modo di questa azienda che, come ricordiamo appunto, ormai è noto, a più di 1.300.000.000 di debiti, vede i suoi fornitori che stanno sempre, ogni giorno qualcuno abbandona forniture di servizi esterni collaterali e anche di pezzi di ricambio e quant'altro, perché l'ATAC non paga sostanzialmente. Ecco, tu pensi che, questa è una domanda che ti ho chiesto anche in passato, ma insomma siccome le cose vanno avanti e progrediscono, ecco, tu sei sempre della tua opinione che insomma questa azienda effettivamente, come era uno slogan del Movimento 5 Stelle, è un patrimonio dei romani e si possa salvare? Io penso che il servizio di mobilità debba rimanere un servizio pubblico. Ad oggi abbiamo ATAC come partecipata, che ha anche dei dipendenti, e quindi noi dobbiamo cercare in tutti i modi di salvare e rimettere in piedi questa azienda. Io non sono un tecnico, quindi non entro nel merito del concordato preventivo, è uno strumento tecnico che è stato valutato attentamente a livello capitolino. Io mi auguro che sia uno strumento che funzioni, perché secondo me i servizi in questa città, in ogni città, devono essere assolutamente pubblici. In caso non dovesse funzionare, poi uno fa le valutazioni del caso, ma secondo me è un patrimonio da tutelare, il servizio della mobilità, e ad oggi abbiamo una società in essere con dei dipendenti e quindi abbiamo il dovere di cercare di salvarla in tutti i modi.
Quindi hai detto una parolina, non so se ti è sfuggito o meno, hai un patrimonio da tutelare, è il servizio. Poi il servizio da chi è erogato o meno non è importante. Allora, io sono convinta che un comune debba garantire il servizio ai cittadini e debba farlo nella maniera pubblica migliore. Nel senso, secondo me i servizi che ottengono più risultati sono quelli internalizzati. E ci sono dei servizi fondamentali come possono essere la mobilità, come potrebbero essere i rifiuti, come secondo me possono essere, dovrebbero essere il verde, i servizi sociali, che se non ci fossero tutti quei vincoli governativi che impediscono ad oggi ad un comune di assumere o di crearsi altre alternative, dovrebbero essere svolti in maniera interna. Purtroppo negli ultimi 30 anni hanno fatto tutto il contrario, hanno smantellato ciò che di buono c'era all'interno del Comune di Roma, vedi il servizio giardini, e lo hanno regalato all'esterno. In alcuni casi la mobilità, ad esempio, è fornita da una municipalizzata, quindi in teoria pubblica, ma la gestione è stata privatistica, è stata utilizzata per scambio di voti e quindi assunzioni fatte in modo particolare, e quindi più che una municipalizzata che dava un servizio è diventata tutt'altro. Io mi auguro di poter recuperare questa situazione, anche perché dentro comunque ci sono persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, e quindi noi ci spostiamo in questo senso, ma la tutela maggiore è verso il cittadino e verso il servizio. Questa è una mia opinione personale. Perfetto. Senti Monica, abbiamo assistito, seguendo i lavori del Consiglio Municipale, assistiamo regolarmente al non voto, non è neanche l'astensione, al non voto di una parte dell'opposizione, cioè del PD, motivato dal fatto che contestano sostanzialmente la composizione della Giunta, in quanto appunto non risponderebbe ai dettati legislativi per quanto riguarda la composizione, la parità di genere e quant'altro. Ecco, la tua posizione su questo volevamo avere su Libre TV, una posizione insomma della Presidente della Giunta. Allora, la legge Delrio sulla parità di genere dice che la percentuale per garantire adeguata rappresentanza di entrambi i generi è del 40-60, computando sia sindaco o presidenti. E noi come Giunta la rispettiamo in pieno, perché come assessori sono 4 uomini, 2 donne, e io come presidente sono donna. Dopodiché c'è lo statuto del Comune di Roma, che è leggermente stringente da questo punto di vista, perché prende in considerazione solo gli assessori e dice che di norma devono essere 50-50 per genere, ma nel caso in cui non si riuscisse a mantenere questa percentuale basta motivare. Io ho più volte detto e anche motivato la mia ordinanza, perché avendo fatto una call di curricula mi sono arrivate risposte da parte di genere femminile solo negli assessorati di scuola e di sociale, e quindi io a scuola e sociale ho potuto assegnare il ruolo di assessore a delle donne. Questo non significa che in futuro possa provare a riequilibrare, ma ad oggi io ho il compito di garantire il lavoro, di garantire i servizi per i cittadini, e quindi ad oggi la Giunta mia è assolutamente legittima, perché rispetta sia la legge Delrio sia la particolare casistica prevista dallo statuto, in cui dice se non garantisci il 50%, il 50 e 50 basta motivarlo, quindi è assolutamente legittima. Un'altra cosa importante che è in qualche modo diciamo accaduta in questa Italia che in qualche modo si barcamena un po' a livello mondiale come altri paesi, quello che dicono un po' la trasformazione del clima e così via, ci sono state siccità quest'estate e successive piogge con alluvioni. Ecco, il tema del dissesto idrogeologico in questo territorio. Intanto oggi abbiamo assistito appunto a un consiglio dove ci stavano, sono partecipato anche della cittadinanza, e hanno portato testimonianze di disastri, di allagamenti, di... Ecco, come è stato affrontato e se ci sono diciamo dei progetti per mettere fine a delle situazioni di pericolo che sono insomma veramente drammatiche spesso? Assolutamente, noi i grandi problemi legati a questi cambiamenti anche climatici, collegandoli poi al dissesto idrogeologico, ce l'abbiamo soprattutto nelle aree dell'extragra, nelle aree nate spontaneamente, quindi nate da abusivismo edilizio, che negli anni poi sono state condonate, e là purtroppo mancano i servizi principali, come ad esempio la raccolta delle acque
acque chiare che in momenti di precipitazioni molto abbondanti poi creano queste difficoltà. In alcune zone c'è anche il problema di abitazioni troppo vicine ai fossi che negli anni sono stati tombati per permettere l'edificazione, ne hanno deviato i corsi e logicamente la natura si ribella e la risposta è quello che causa poi gli allagamenti. È normale che questo non è un alibi per le amministrazioni, perché negli ultimi 30 anni, così come hai dato autorizzazioni, hai accolto e accettato i condoni con tutti gli introiti economici che dai cittadini sono entrati nelle casse del comune, avevamo l'obbligo come amministrazione di intervenire sulle infrastrutture necessarie per impedire questi allagamenti. Noi ad oggi, appena siamo entrati, la prima cosa che abbiamo cercato di garantire è ad esempio la manutenzione costante dei fossi. Noi quest'anno abbiamo avuto il problema che i detriti che hanno impedito insomma il defluire delle acque arrivassero dai comuni limitrofi, perché i nostri alvei erano stati puliti dal comune di Roma anche con interventi delle nostre ditte manutentive, ma poi sono arrivate lavatrici, canne e quant'altro dagli altri comuni che non sempre avevano adeguatamente mantenuto la manutenzione. Ma questo perché? Perché c'è un problema fondamentale: non c'è chiarezza nelle competenze ad esempio per la manutenzione dei fossi, non si sa se deve farlo la regione, se deve farlo la provincia, se i frontisti, se i comuni. Quindi quello che noi stiamo chiedendo ad oggi, lo abbiamo fatto anche convocando gli altri sindaci, è un tavolo tecnico con tutti gli organismi interessati per definire le competenze, in modo che poi si possano anche distribuire le risorse per garantire la manutenzione di questi fossi. Inoltre stiamo cercando di interfacciarsi con il Dipartimento per firmare ad esempio un protocollo d'intesa che permetta di introitare le risorse derivanti dalle edificazioni e dai condoni nei consorzi opera scomputo nelle aree extra gra e poter valutare noi come municipio le opere pubbliche da realizzare, dando priorità alla realizzazione delle fogne e della raccolta delle acque chiare, in modo che canalizziamo degli interventi fatti con fondi pubblici su opere strutturali che servono. Ad oggi hanno dato priorità a parchi e parcheggi e soprattutto quest'ultimi non hanno fatto che aggravare la situazione della permeabilità del suolo che ha poi portato a questi disastri. Quindi insomma anche qui ci sta un lavoro che, anche, che magari probabilmente si mette in azione un qualcosa che porterà a una soluzione definitiva chissà fra quanti anni, però è importante magari partire per poi vedere i risultati. Assolutamente sì, noi contiamo di ottenere i primi risultati non a lunghissimo termine, cioè nel senso, intanto noi stiamo garantendo la manutenzione dei fossi per ciò che concerne noi. Ho preso già i contatti con alcuni sindaci dei comuni limitrofi che accolgono in pieno insomma questa richiesta d'aiuto, perché anche per loro è un problema, e quindi insieme ci rivolgeremo a regione, comune centrale e provincia per definire al più presto le competenze di uno e dell'altro. Non solo noi, ad esempio nell'area di Casalmorena avevamo il problema del ponte di via Spatola che ha avuto un cedimento strutturale. Noi appena entrati il crollo del ponte era di febbraio 2016, arrivati nessuno aveva fatto fattivamente nulla, cioè non c'erano stati passi amministrativi né indirizzi assessorili chiari sull'intervento. Noi l'abbiamo dovuto fare un progetto che ha coinvolto tantissimi enti, che ha richiesto conferenze di servizi e pareri anche di autorità bacino e quant'altro, e ad oggi siamo arrivati alla fase conclusiva e quindi con fondi stanziati dal municipio riusciremo anche a sistemare quella situazione. Noi non vogliamo portare alle lunghe né in 10 anni, quello che abbiamo come obiettivo è che ogni fondo che arriva su questi particolari argomenti devono essere principalmente investiti sulle infrastrutture, soprattutto in quelle aree periferiche che ne sono sprovviste. Prima hai citato l'abusivismo edilizio, che insomma è una piaga abbastanza endemica, macchia di leopardo in questo paese in generale. Parliamo di abusivismo e di occupazioni. Abbiamo assistito, ho avuto gli onori della cronaca purtroppo, l'evento, lo sgombero di via Curtatone a Roma nei pressi della stazione Termini qualche ormai settimana fa, quasi un mese fa credo, che è stato insomma anche una cosa che ha comportato appunto uno sgombero di persone che non hanno più avuto un tetto dove stare, perlomeno nel momento in cui era stato fatto lo sgombero non era stato previsto un luogo dove poter dar loro ricovero.
ed era un'occupazione abusiva che andava avanti, un palazzo che andava avanti da molto tempo. Ecco, tu su questo territorio hai delle situazioni simili affrontate in via di essere risolte? Parliamo ovviamente anche diritto alla tutela della proprietà privata. Diciamo che il problema delle politiche abitative è assolutamente spinoso, perché raccoglie argomenti molto ampli, insomma, che vanno dall'accoglienza nazionale delle popolazioni immigrate, che in stato di difficoltà noi abbiamo il dovere di accogliere, ma abbiamo anche il dovere di dargli un'accoglienza degna di un essere umano. Ma purtroppo poi i flussi migratori che vengono fatti entrare, legittimamente o meno, poi ricadono su tutti i comuni italiani in maniera molto violenta. In più si aggiunge il problema di tutti i cittadini italiani, in questo caso romani, che da anni hanno fatto richiesta di una casa popolare e che ad oggi non hanno avuto risposte. Non solo, noi avevamo anche un servizio di accoglienza temporanea per le emergenze abitative, che ad oggi, proprio su indicazione della Corte dei Conti, siamo stati costretti a chiudere, perché anche là ci sono state le varie speculazioni su purtroppo la povera gente. Quindi gli strumenti per agire sulle politiche abitative sono assolutamente difficili in questo momento. Noi abbiamo queste realtà, abbiamo su carta circa 7 occupazioni di immobili privati abusive. Quelle con cui abbiamo i contatti più importanti sono 4 immobili, tra cui ce n'è uno molto simile a Curtatone, perché è un immobile in zona romanina occupato da rifugiati politici, quindi che comunque dovrebbero essere e avere una tutela maggiore, e che purtroppo vivono in questa situazione. Tra l'altro paradossale, perché era un immobile che era stato assegnato loro dal comune di Roma proprio quando c'è stato, insomma, un elevato numero di flussi migratori. Poi improvvisamente ha interrotto il comune il rapporto con Enasarco, che era il proprietario, quindi ha smesso di pagare, e loro sono diventati occupanti abusivi. Quello che stiamo facendo dal territorio, che non ha la competenza di risolvere in maniera diretta il problema delle politiche abitative, noi abbiamo preso contatto con tutte le realtà che avevano voglia di confrontarsi con l'amministrazione e creare un percorso insieme. Abbiamo cominciato con dei censimenti, abbiamo cominciato a fare domanda di casa popolare a tutti, perché spesso il comune, la difficoltà del comune è avere tante occupazioni abusive, ma nessuno aveva mai fatto domanda di casa popolare, quindi poi a livello di numeri era difficile capire chi effettivamente avesse bisogno di aiuto. Quindi il percorso che abbiamo fatto è... Volevo interromperti, sì, su questa cosa, la domanda per le case popolari. Allora, e penso non sia complicato farla, ma tu pensi che non si conosca che esiste questa, diciamo, graduatoria, oppure c'è una, diciamo, abbastanza diffusa sfiducia nel fatto che venga rispettata le priorità secondo, diciamo, l'ordine in graduatoria? Allora, diciamo che fare domanda di casa popolare significa principalmente mettere nero su bianco il numero esatto di persone che sono in emergenza abitativa sul territorio, perché se no io ad oggi non so all'interno di un'occupazione abusiva chi c'è o chi non c'è. Quindi sfiducia o non sfiducia è un po' come le denunce: se io ho un furto in appartamento lo devo costantemente denunciare, perché se no le forze dell'ordine non hanno contezza delle aree più critiche. Quindi questo è un principio di massima. Fino ad oggi è vero che il percorso di assegnazione delle case è andato molto a rilento, ma è anche vero che c'è stata diciamo una complicità politica, dove mantenere un sistema di persone in stato emergenziale significa fare promesse in determinati periodi e garantirsi un bacino elettorale. Diciamo che se ad oggi tutti fanno un po' l'esame della coscienza e capiscono che non si può andare a negoziare con voti uno stato di necessità così importante, bisogna sedersi e rimediare all'oggi. L'unico modo per farlo è avere contezza di quante persone stanno in questa situazione, e il compito del Comune e della Regione è mettersi seduti, investire i fondi per reperire alloggi, perché la graduatoria può andare avanti solo con questo. E non solo, fare un bel censimento degli immobili pubblici dismessi, abbandonati, che possono essere recuperati e messi a disposizione delle persone. È un percorso lungo, è difficile, ma ad oggi bisogna, secondo me, guardarsi negli occhi e togliere tutto, insomma, ciò che c'è stato nel passato e cominciare ad agire secondo degli schemi predefiniti. E non si può andare a negoziare come si è fatto fino ad oggi.
Passiamo a un argomento, diciamo, che io considererei un po' limitrofo, su cui appunto con queste interviste facciamo degli aggiornamenti allo stato dell'arte. Il campo rom della Barbuta, eravamo rimasti nell'altra intervista che erano stati fatti dei licenziamenti delle persone, è stata mandata la polizia municipale, insomma, per sapere quanta gente ci fosse dentro. Ecco, come, perché una delle vostre, un punto del programma era il questo famoso superamento dei campi. Ecco, come sta la situazione? Allora, a livello comunale hanno fatto il bando per poi procedere al superamento effettivo del campo. Stanno in fase di apertura buste. Una volta assegnato il bando, cominceranno con l'indagine patrimoniale per verificare chi all'interno del campo ha veramente diritto al sostegno del comune per la fuoriuscita del campo e quindi l'integrazione all'interno del tessuto sociale, chi invece in teoria già ad oggi ha la capacità patrimoniale per poter trovare alloggio all'esterno. Dopodiché ci stanno tutti i percorsi individuati nel progetto di superamento che verranno portati avanti dal vincitore del bando. Ad oggi la criticità più forte nel campo rom della Barbuta è che continuano ad esserci l'accensione di roghi tossici. Partiamo dal concetto che il rogo tossico è un reato e quindi quello che mi chiedo io come amministrativo del territorio, che poi si trova a dare risposte ai cittadini, è come mai, se c'è l'accensione di un rogo un giorno sì e un giorno no, ad oggi non siano aperti fascicoli in procura, oppure a me non risulta che ci siano, oppure stanno ancora in fase di indagini, che possano fare delle verifiche più approfondite con delle competenze specifiche per andare ad individuare almeno chi accende questi roghi e fargli pagare penalmente ciò che ha commesso. Noi come municipio stiamo cercando, con le poche risorse che abbiamo, di dare tutte le risorse alle forze di polizia locale per poter fronteggiare anche questa problematica, che non è di competenza né del comune né del municipio, perché quando si commette un reato l'autorità giudiziaria deve intervenire. Noi ad oggi abbiamo individuato dei fondi per ad esempio andare ad installare un sistema di videosorveglianza, non vi dico dove perché logicamente non posso svelare dove e come, però che andrà a controllare quella zona in maniera più capillare e che può dare una mano alle forze di polizia per arginare queste cose. È normale che quando tu crei ghetti, crei comunque devianza e quindi l'unico modo per arginare definitivamente questo è superare i campi e inserire le persone che all'interno hanno voglia di integrarsi nel tessuto sociale. Perfetto, e chiudiamo con una domanda che riprende un po' l'attività di Libre TV riguardante la medaglia al valor civile a Don Gioacchino Rey. Noi abbiamo registrato, Libre TV ha registrato ad aprile un consiglio dell'Assemblea Capitolina in cui c'era appunto una mozione votata in modo unanime, presentata da 5 Stelle per la consegna al valor civile di questa medaglia. Però appunto è passato, insomma, parecchio tempo. Hai notizia, sai che cosa è accaduto? Sì, allora io le ultime notizie che ho avuto ce le ho avute dalla Presidente della Commissione Cultura del Comune, che sta lavorando col cerimoniale del Sindaco per procedere all'organizzazione di questa manifestazione, di questo evento per la consegna delle medaglie ai reduci del rastrellamento. Noi come municipio abbiamo proceduto ad una verifica anagrafica per vedere dove alcune persone erano residenti per poterle convocare, purtroppo alcune vista l'età non ci sono più e quindi stanno procedendo per l'organizzazione, che dovrebbe avvenire nel territorio del settimo municipio, probabilmente nel periodo di aprile, insomma intorno, non proprio il 17 perché dovrebbe capitare in mezzo alla settimana, ma il sabato successivo. Quindi io sono rimasta a prima dell'estate che stanno procedendo nell'organizzazione, che essendo un evento importante che coinvolgerà tante autorità, ma coinvolgerà tante persone, anche l'assessorato alla cultura coinvolgerà l'assessorato alla cultura, coinvolgerà il Presidente della Repubblica perché è l'unico titolato a dare le medaglie, quindi è un evento importante che richiede un po' di preparazione e soprattutto per volerlo fare anche sul territorio in maniera bella e partecipata, insomma, bisogna lavorarci. Allora bene, allora ringraziamo Monica Lozzi, le auguriamo ovviamente buon lavoro, ci sono tante cose da fare e ci aggiorniamo ovviamente fra qualche mese. Grazie ancora. Mille, grazie.